Buongiorno family e benvenuti in questo nuovo vlog. Sono già pronta e sono le 8 spaccate. Tra 10 minuti cedo di casa per andare dall'estetista perché ho l'appuntamento con lei alle 8:30, 8:40 perché dobbiamo fare sopracciglia e baffetto, le unghie delle mani e i piedi, per cui non so quanto tempo ci mette. A voi non vi porto perché se dovrebbe venire a piovere all'improvviso vi bagnate e ho paura che si possa rompere la fotocamera, per cui è stata a casetta. Purtroppo vi mostro tutto. Ho messo la camicetta a maniche lunghe stamattina perché fa un pochino freddolino e taglierei che sta piovendo un attimo, che ecco qua, stiamo a 18 gradi e sono le 8:03 e siamo già e stiamo a 18 gradi, per cui se ho tutto a petto ci sarà una bellissima aretta in casa. Poi oggi pomeriggio mi consegnano la lavatrice e non vedo l'ora, sono proprio super super contenta che mi consegnano la lavatrice. Stamattina mi sono anche piastrata i capelli. A proposito di capelli, in un vlog vi dissi che non li sopportavo più, che aspettavo a settembre per tagliarli, e uno o una mi ha commentato dicendomi se non li sopporti più, perché aspetti a settembre, tagliali ora e subito. Ma la parrucchiera dove vado io si è presa tutto a costo di fere. Entra domani, entra, apre domani, per cui dove andavo a tagliarmeli? Io ho la parrucchiera a 5 minuti da casa, per cui cento a piedi vado da lei e me li taglio. Ma essendo che è stata chiusa tutto a costo ieri, domani non me li sono potuti tagliare, per cui domani contatterò anche alla parrucchiera e vediamo l'appuntamento per settembre e li andiamo a tagliare. Finalmente non ne posso più, non ne posso più. Più grato che quanto me li lavo se ne cadono tantissimi, come si spoccano le cemente, ne petto tantissimi. Anche vero che li ho tutta la giornata, ce li ho leccati perché non mi trovo a fare le faccette domestiche con i capelli ciotti e non mi trovo neanche a cucinare con i capelli ciotti, per cui forse sarà anche perché la maggior parte del tempo ce l'ho leccati. Ma come si spoccono un pochino e quanto me li lavo, ne petto tantissimi. Per cui l'unica soluzione è tagliarli. Detto ciò, io scappo, compro l'ombrello e scappo dall'estetista. Un bacione, ci vediamo dopo. Eccoci, family, sono tornata a casa, ho
circa 10 minuti, ora sono le 11:30, io sono tornata alle 11:20, è stata super precisa perché abbiamo iniziato alle 9 e abbiamo terminato alle 10:45. L'appuntamento era alle 9, però avevo appuntamento con lei alle 8:30, 8:40 per prenderci il caffè insieme e fumarci la sigaretta, e poi alle 9 abbiamo iniziato. Per cui è stata super super precisa, perché ha detto alle 9 e alle 9 abbiamo iniziato. E abbiamo terminato alle 10:45, mentre io aspettavo che si asciugasse lo smalto. È venuto un ragazzo che si doveva fare i piedi, per cui ha incastrato proprio tutto a millimetro. Comunque, queste sono le unghie blu elettrico. Il cella c'ha i brillantini dentro, sono wow. Cottissime, e questa è la lunghezza che me le farò ogni volta. Sono proprio fantastiche. Sono corte, comode. Fantastiche, poi questo blu con i brillantini già dentro, fantastico, fantastico. Anche se io all'inizio volevo giallo fluo, però poi già ci stavo riflettendo, nel senso che non sono approssata, il giallo fluo lo vedo più su una persona super approssata. Io non lo sono, non lo vedo per la quale, poi lei ce n'aveva anche poco perché il suo imprenditore è tornato lunedì dalle ferie e aveva l'appuntamento per oggi che ci consegnava i colori, per cui ho detto vabbè, cambiamo. E ha detto questo blu che all'interno ha i brillantini, è bello. Ho detto che facciamo questo e via, senza perdere tempo. Sui piedi un semplice smalto blu, ho fatto un bel pedicure ancora attivo. Beh, i miei piedi sono innati, ora vi li faccio vedere. Ecco qua, blu. Diciamo blu come ce l'avevo prima, però adesso sono più curate, tolte le pellicine, tagliate, sistemate le unghie, talloni sistemati, beh, belli, belli, belli. Vabbè, qua lunetta che deve controllare se alla mamma ci manca qualcosa. Che pezzettino! Ecco qua. Ora mi posto 10 minuti sul divano, mi faccio caffè, poi dopo vado a passare una velocissima passata al bagno, anche se l'ho fatto ieri, però un'altra passata ce lo voglio dare. Tanto credo che loro la pocciano nell'ingresso, la lavatrice, e se ne vanno, perché l'installazione non l'ho fatta, tanto è semplice per fare l'installazione, non ci vuole un ingegnere per farla, per cui credo che loro la porteranno soltanto nell'ingresso, però io una passata ce la faccio al bagno, è meglio. Però prima 10 minuti sul divano, poi mi faccio caffè e poi mi do una mossa, che tanto sono le 11:40
Il sugo me lo sono preparata ieri, devo cuocere soltanto la pasta, per cui il tempo ci sta. Ci sta. Spero solo che la consegnino presto, perché sabato il a casa della Meteor mi ha detto dalle 14 alle 18. Mi avrebbero chiamato 30 minuti prima. Per dirmi che me la consegnavano, per cui dalle 14 alle 18 possono venire. Spero che la consegnino alle 14, così mangiamo io e mio marito, andiamo a fare la spesuccia e torniamo a casa, perché il tempo non è buono, si sta bene perché stiamo a 20-21 gradi, però il problema è che all'improvviso viene a fare le scaricate d'acqua. Proprio quando meno te l'aspetti, viene a fare proprio la scarica dell'acqua. Come diciamo, o patatrac che l'acqua viene a fa. Per cui voglio. Spero che la consegnino alle 14, così dopo andiamo a fare la spesa e ritorniamo subitissimo, subitissimo a casa. E nulla, noi ci aggiorniamo dopo. Eccoci! Ciao Emily! Stamattina, come vi ho detto speriamo che me la portino presto. Super presto, Raga, Emily! mio marito ha aperto la porta. E lo chiamai. E il telefono mio ha squillato Tutto casuale, eh? che tra 20 minuti venivano. Sono venuti, noi l'abbiamo già messa, ci dobbiamo soltanto mettere l'acciugatrice sopra, l'abbiamo collegata. Alla sua app e sta già in funzione, È stato Emily. semplicissimo, Tutta domani. semplicissimo. Vabbè, ma non è che fosse stato tutti i vigili No, con no, le no. CAE C'è il suo all'app. quad core, c'è già il numero di serie, tutto automatico. No, ma Tutto poi è stato già proprio programmato. facile. No, è facciata facilissimo. Facile Mi anche. aspettavo di più complicate. Facile anche da programmarla Sì. stesso dall'app. C'è questo c'è anche il lavaggio a vapore. Perché essendo nuova, mio marito ha detto bussava di nuovo, Sì, ma io a me puzzava di mi gomma. dava la sensazione, bussati chiusura, Sì. quanto una parte si è chiusa da anni. Mi dava quell'impressione là. Ci siamo facendo un lavaggio con il cura Ah, sì. lavatrice. Ah, ma dice, sembra la sua vita. Il Tu la lava subito, ce l'hai qua perché tu devi chiamare. tecnico, devo prendere con l'orecchio. Per cui ti serve lava subito, ma è lavatrice. Ci sono facenti cura, lavatrice, non ho toccato nulla vicino, ho fatto tutto come mi diceva l'app e l'ho avviata tramite app. Ho messo 30 minuti, proprio il rapido, che comunque è nuova, soltanto per Per togliersi togliere quell'odore quella chiuso. cosa di chiusura che a me mi dà fastidio. Poi dopo ci mettiamo la bambina sopra e vado a partire con Spesso ci andiamo a fare, la faccio partire no? Col suo primo lavaggio, con i panni. perché Già è pieno. Già è ragazze, pieno. Martini, la sottoscritta Già se l'ha conservato. da sabato non ha lavato più e ho il cestino strapieno, perché io da sabato ho detto, visto che mi arriva mercoledì, non ho più lavato. L'altra l'ho già Conservata. passata per le cagnoline e ora la mia bambina è troppo E bella. questa qua si incolla a terra. Per muoverla è stato un po' faticoso, solo questo. È Si è incollata, troppo i piedini bella. subito regolati, in arti balene. È troppo troppo bella, raga. Eccola là, è troppo bella la mia bambina.
La mia bambina bella! Super, super felice! Ora aspettiamo che termina questo lavaccio, poi ci mettiamo l'acciucatrice e la faccio partire. Tanto l'acciucatrice lunedì a mio marito gli ha fatto la cassiata. L'acciucatrice a mio marito. Perché quella stava in ferie. Ma perché mi hai acceso già? Ma io lunedì, e sento che il tempo non era buono, avevo due panni bianchi da lavare, li messi in acciucatrice. E lei disse: ma perché mi hai fatto tornare dalle ferie? Ho detto: è stata colpa di mio marito, di tuo padre. E ci ha fatto la cassiata. Perché quella stava in ferie? Purtroppo, raga, ora sembra che si stia aggiustando il tempo. Sì. Ma non catto vittoria. Penso che dopo comunque un lavaccio ci vuole. Lo butto in acciucatrice. Dalla cosa la lavastoviglie! Lo butto in acciucatrice, secondo me la prima lavatrice di panni. Sì, ci vuole. Perché non mi fido tanto di tempo. No, comunque non è buono. Noi ora aspettiamo che termina, mettiamo l'acciucatrice e poi andiamo a fare la spesuccia. E torniamo dopo. Felice io! Io Pippa felice! E eccoci a casa, siamo andati a fare la spesuccia, sono le 17:42. Stavamo facendo la spesa e sul telefono mi è uscita la notifica che la lavatrice... Vieni qua! No, 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 devi venire qua! Che la lavatrice era terminata. E mi diceva se volevo attivare il programma Reflish. Il Reflish. Io non lo volevo attivare perché ci mancava poco ho fatto io il test, lo dovevo fare completo. Quindi vediamo se funziona da remoto. È tutto a posto, ha funzionato. Deve funzionare per forza. Ora, la testiamo, no? Pure da fuori casa, sì. Io non la volevo attivare perché comunque tra poco saremo arrivati a casa. Infatti sta ancora facendo gli ultimi 5 minuti di telefono. Lui no, attivalo! È più curioso lui che lei, che la sottoscritta, che l'ha desiderata. Comunque io mi vado un attimo a togliere i marzupietti. Ho preso il melusso per domani a pranzo. Questo l'ho preso a sole. Scarola. Insalata. Cuore di lattuga. Yogurt greco, che dopo mi vado a preparare la colazione per domani mattina. No, domani giovedì no, c'ho la spremuta d'arancio, venerdì c'ho yogurt con i fiocchi d'avena, me lo dimentico. Mele e arance per domani. E ho preso le fruselle integrali. Un attimo, caro Federico. Come ce l'hai aperto un pochino di più, così buona. Comunque, dal Sio Macellaro ho preso petto di pollo per stasera per me, che lo devo fare con la zucca, scaloppine e salsicce, che ce le faccio stasera mio marito con le patate, la salsiccia
scaloppine per domani sera e petto di pollo per stasera per me per, con la zucca. E ho preso anche un salame che dopo vado a tagliare bello bello con la vincitrice Aya, con la fettatrice lo vado a tagliare e lo metto sotto vuoto così quando non ho nulla da fare o non so cosa cucinare a lui, per esempio ho il pesce o c'ho un'altra pietanza che a lui non gli piace, ci vado a fare la salama con qualcosa vicino e via. Fai lo spin. Ho preso le uova, mio marito si è preso cocco con crema cacao, te le metto in frigo e mangio solo uno pure. Latte, allora diciamo sono simili a Kit Kat perché escono tre pacchettini così, sono come Kit Kat, ecco qua. E poi ho preso le buste per la spazzatura, tada, umido, intipiessata e plastica. Una bella scotta. Detto ciò, io adesso sistemo un attimo la carne, poi metto la vettatrice e andiamo a tagliare a salama. Andiamo a tagliare o salama. Tagliamo i salame a Vince Ciuccio, a Vince Ciuccio. Io questo lo devo togliere. Allora proviamo, aspettate, vi avvicino. Affettato, sotto vuotato. Bello, sistemato. E imbustato. Ho fatto 2, 4, 5 bustine di 12 fettine e la più piccola 6. Così quanto, non lo so cosa io devo cucinare. O per esempio io il lunedì c'ho il nasello. A lui non gli piace il pesce, non so cosa fare. Allora. Ci va un po' di salame, un po' di prosciutto. In questi giorni prendiamo anche il filone, tipo volone, in caseificio. E ci ho fatto un bel piattino. Prima, perché come ho visto c'è da Instagram, me lo chiedete, se si è rotta l'altra lavatrice. No, non si è rotta. No ragazzi, non si è rotta.
l'atta lavatrice l'ho passata alle mie figlie pelose per lavare gli asciugamani loro, gli stracci che uso per loro per lavare per terra, se sporcano per terra e ci passo lo straccio. Non faccio niente, mamma. Per cui l'altra lavatrice non si è rotta, state tranquille, state tranquilli. L'ho passata alle cagnoline. E prima che lo dite, voi dite, la lavatrice pure per i cagnolini? Sì, ci vuole, perché lavare sempre a mano, visto che ha problemi alla schiena, lo siamo fatti una comodità. Perché questo è il motivo. Perché la vecchia lavatrice che avevo per loro a ticeppe si è rotta e io da ticeppe ci sono 8 mesi, io ho lavato gli asciugamani delle cagnoline a mano e sono pesanti. Ma non fa niente. Per cui tranquilli che non si è rotta. Pure se... la lavatrice. Detto ciò, io ora posso un attimo il sottovuoto nel frigo e dopo preparate la sera e inizio a tagliare le patate e la salsiccia a lui che ci faccio piccitì c'è l'aria e mi metto a fare anche la succa per me in padella dopo, per cui vabbè, vi faccio dei piatti finiti. Cenato? No. Come sono venute? Patate, salsiccia, inficitrice? Buono. Poi ce l'ho detto io, va tutto inficitrice dall'aria. La squisitezza, family. A me succa e petto di pollo, l'ho fatto tutto insieme in padella. E nulla, della lavatrice siamo super contenti. Contenti e super soddisfatti. Fa il suo lavoro. Ho fatto già due lavatrici per i panni. La cosa principale, la qualità si nota la differenza. L'ultima sta in asciugatrice, l'ultima lavatrice che ho fatto. La bacon è sempre un buon prodotto di fascia media. E quello è il suo valore. Questa qua è un po' fascia più medio alta, che poi di alta ci sono le marche come la Mire, tante altre che sono più gettonate, però quello che conta, usate lo sfocamento, quello che conta comunque è trovarsi bene, poi comunque strada facendo si vedono i risultati. Mi sa che deve arrivare una nuova macchina fotografica. Sì, ma più là, abbiamo fatto già parecchie spese. Mi sa proprio di sé. Sì, sta in programma. Questa qua mai. Sta in programma anche questa, sta. Comunque, noi vi salutiamo. Evitiamo l'appuntamento. A nuovo. Ciao. Ciao.